Dov'è il mio pennello? No, lì. Eccolo qua. Notavo che c'era qualcosa che non andava negli occhi. Oh! Non ha senso. Io sono convinto che se mi impegnassi davvero potrei diventare un artista di fama mondiale. Benvenuti nel video che ci renderà degli artisti, che ci consacrerà artisti. Ci confermerà artisti. Guarda come oggi siamo senza microfono, in mano, perché oggi queste manine ci servono, Cosa come facciamo sempre oggi con queste manine? Capiamo. Cosa facciamo oggi, Gioele? Eh? Ah, pensavo ti fossi dimenticato il mio nome, scusa. Cosa facciamo oggi? Oggi dipingiamo. Io dipingo Gioele. E Gioele dipinge Thomas. E io non so disegnare, cioè proprio faccio difficoltà a vedere qualcosa e dire ok, ora questo andrà sul mio foglio, non riesco. Ti manca proprio la coordinazione? No, quella è buona, però non riesco a disegnare. Non riesci a disegnare? No. Ma alla fine saper disegnare è soggettivo. Cioè l'arte sta negli occhi di chi guarda. Di chi guarda. Però l'unica volta che sei riuscito a disegnare qualcosa decentemente è quando ho usato la tecnica dei quadrati. L'hai mai fatto? Sì, non penso che lo farò. Ma tu mi vuoi fare proprio un ritratto realistico? No, sarà una caricatura. Sarà una caricatura. Oggi ci disegniamo, ma prima di cominciare a disegnare, sigla. Vai. Oggi sono carico, voglio dimostrare a tutti che dietro questo aspetto burbero, cinico, senza sentimenti, spietato, si nasconde un animo dolce, estremamente sensibile e in grado di trasmettere su carta delle emozioni. Oggi vi farò emozionare. Sin da piccolo sono sempre stato quello che non sapeva disegnare. Provavo, ma in arte avevo tipo 6. Ogni scuola che ho fatto, elementari, medie, superiori, 6. Giusto così. Vediamo se oggi riuscirò a riscattarmi o se si confermerà questa mia inabilità nel disegnare. Siamo pronti? Siamo pronti? Cioè, allora, ti spiego una cosa. Per disegnare, prima devi intingere il pennello nel colore. Gli acquerelli, sì, ci sono. È proprio visto che strofinavi il pennello. Strofinare è giusto. Sto prendendo confidenza. Il feeling, stai prendendo la confidenza con il feeling. Tu hai già pensato allo stile che vuoi utilizzare? Non so disegnare, sarà lo stile di una persona che non sa disegnare. Ok, va bene, iniziamo. Ma non si fa tipo prima una brutta... Una brutta, sì, infatti io ho la mia matita. Guarda come se l'ha preparata questa. Io non ho la mia matita. Mi dispiace. Non è un mondo per persone impreparate. Non ho detto volutamente a Gioele che avrei portato una matita e una gomma. L'ho fatto deliberatamente perché volevo metterlo in una posizione di svantaggio. Perché anche se sono docile, sensibile, tutte queste cagate che non sono veramente, volevo metterlo in svantaggio e fargli fare un quadro di merda mentre far risaltare la bellezza del mio. Giuro che non l'ho fatto volutamente, cioè avrei voluto portare una matita anche per te, però ho pensato, ma sì, se la porterà da solo. Non mi è piaciuta la mossa sporca di Thomas di avere una matita in tasca, però fortunatamente mi sono ricordato che in un libro che non leggo da, penso, 3 mesi, che è ancora tipo a metà, ci avevo messo come segnalibro una matita e sono riuscito a trovarne una, finalmente. Non so da dove partire. Questa frase che hai detto è una bellissima rappresentazione della vita. Me lo lanci? Momento riflessione di Thomas. Da dove si parte? Cosa faccio? Vogliamo essere liberi? O almeno ci sembra di volere la libertà. Ci sembra sempre di voler essere liberi, di poter fare quello che vogliamo. Ma in realtà vedete che non appena siamo perfettamente liberi, quando possiamo fare quello che vogliamo, abbiamo una tela bianca nella quale dipingere le nostre emozioni, la prima cosa che chiediamo è: cosa faccio? Vogliamo delle costrizioni, vogliamo delle regole, perché senza regole non c'è. Io ho pure la gomma dietro, vedi? Io ce l'ho in tasca. Ma dai! L'idea è quella di rappresentare Gioele come una statua estremamente muscolosa, cioè tipo un dio greco, quindi gli farò dei muscoli esageratamente più grandi di quelli che ha veramente. Però facciamo finta che non lo sappia, anche se è qui dietro che ascolta, quindi sa quello che... Vabbè. Ok, ma cominciamo. Ma fare solo la tua faccia? Ancora che mi chiedi sii libero! Okay. L'arte è libertà! L'arte è essere liberi, di esprimersi, non è ce che... No, ce l'ho, bello, bello. Ma perché mi hai tenuto... Okay. Perché l'hai messo là? Tienilo là per tutto il tempo. Ah, no, ci ho provato, dietro. Non è difficile. Dietro l'orecchio te lo metti? Mm-mm. Io lo farò. Io sai cosa faccio? Ce l'ho! Era bellissimo, aspetta. La prima cosa che mi viene in mente quando penso a Thomas è un arbusto, un albero. Perché abbiamo una piantina in casa che è uguale a lui. Che ha il vaso, che è il collo, e la testa, che è tipo riccia,
è verde. E quindi io sono partito da quello. Ho deciso di disegnargli un tronco come collo, tipo un albero, quindi così, perché ha un collo molto lungo e ogni tanto lo allunga ancora di più e quindi si accentua questo collo. Io ho deciso di fare uno schizzo prima. Cosa hai capito? Basta. Allora, tu hai un bel naso, sicuramente. Qual è il tuo movimento artistico preferito? Futurismo. Futurismo. Che è un movimento letterario, però non è un movimento artistico. Era diventato anche un movimento artistico. Cioè, i quadri in quel periodo erano quelli, erano quadri dipinti. Erano quadri. E qual è il manifesto del futurismo, te lo ricordi? Sam tum tum. Sam tum tum? Sam tum tum. Ah, perché fanno casino, rompono i musei. No, si chiamava proprio... Adesso l'hai notato. Eh sì, essere artista vuol dire anche questo. Yuck, vai. No, oh, vabbè, è pazzesca sta cosa. Pensa... Ma non l'hai usata per il tuo vantaggio, sta cosa tipo a scuola? Per sto metterci cosa? Qualcosa. Sì. I bigliettini. Ti prego. No. No. Però una volta a scuola, questo prof, ero giovane, non le faccio più queste cose, anche perché non vado più a scuola. Sai cosa ho fatto una volta a scuola? Non userò la gomma. Praticamente, mentre... Non userai la gomma? Mm-mm. Praticamente era a maggio e avevamo questa verifica. Io non... Tu vai avanti. Non avevo studiato tanto, però volevo prendere un bel voto. Quindi cosa ho fatto? Mi sono fatto un sacco di bigliettini per quanto riguarda il contenuto della verifica. E me li sono messi, però non mi stavano, non avevo tasche nella felpa, perché io non metto felpe di solito, metto sempre maglioni. Quindi cosa ho fatto? Mi sono messo il giubbotto e mi sono riempito tutte le tasche del giubbotto di vari bigliettini. Il punto è che era maggio. Questa cosa l'ha fatta anche un mio compagno di classe vicino a me. Che praticamente erano tutti tipo in maniche corte. E noi due, che abbiamo fatto la verifica col giubbotto. Il collega ha fatto anche un commento del tipo... Caldo, ragazzi. È un po'. Però stiamo bene, dai. E ho preso anche un bel voto, ho preso un 8-9. Minzica. Bravo. Allora, tu sti capelli qua. Chi è che te li ha tagliati? Mia mamma. Come mai? Fa la parrucchiera? Sì. Ha un salone a Udine. Di auto, tipo? Sì. Vende auto. E però ti ha tagliato anche i capelli. Mm-mm. Allora, guarda che bella. Non vende auto. Non vende auto? È una parrucchiera. Sì, vende auto. Vende auto. È tanto difficile disegnare. Guarda che bello che sei. Spero di non risultare razzista. Io ho le orecchie tanto piccole, lo sai. Sto capendo, cioè. Hai visto? Guarda che piccolo che è il mio orecchio. Due. Ho cominciato a guardare i suoi allineamenti, i suoi connotati. Ho notato che ha un naso che sapevo disegnare perché lui una sera si è fatto il Mi sulla Wii e si è fatto il naso, quello con tre gobbette, era uguale al suo, ho detto ok, rifarò quello. Ho preso molto spunto da quel Mi che si è fatto quella sera, infatti anche le labbra le ho fatte in quel modo e poi mi sono divertito con tutto il resto. Secondo te, secondo me ho tipo uno degli orecchi più piccoli d'Italia per un adulto della mia taglia. Potrei essere la persona alta 1,90 m con l'orecchio più piccolo al mondo. Però dentro quanta roba ci sta? No, pochissima, mi cadono le cuffiette perché mi è entrato un cotto... Perché sì, perché tempo fa, cioè qualche giorno fa, mi si è incastrato un cotton fioc nell'orecchio. E la pallina proprio del cotton fioc, ho tirato fuori il cotton fioc dopo aver pulito l'orecchio e pac, non c'era più la pallina, era incastrata dentro. Sono dovuto andare da un medico. Che tocco che ho, oh. A farmelo togliere. Aspetta. Tu cosa metti di solito? Vestita. Ah, tu sei nudo di solito, è vero? Momento riflessione di Thomas. Stavo per dire, Ale, riproduci Thomas. La grafite, un materiale che alla fine c'è dappertutto. Quanti abbiamo una matita? Quante matite ci sono in casa? Quante matite ci sono nei supermercati? E pensate che nel momento in cui la sottoponete a una pressione gigantesca, diventa diamante. Questo è carbonio, Carbonio. C. Gruppo 4 della tavola periodica degli elementi. Grafite o diamante? Cambia solo la struttura delle molecole e la struttura è dovuta a una pressione molto più intensa. Quindi questo vale anche per le persone. È la pressione, sono i momenti difficili che ci formano e ci trasformano in dei diamanti. Ok? Momenti difficili di altissima pressione ci fanno diventare delle persone molto più di valore. Proprio come il diamante e la grafite. Ma io sarei pronto anche a colorare, no? E colora, guarda che qua nessuno ti obbliga a fare quello che vogliono gli altri. Puoi fare tu quello che vuoi. Io mi mancano i dettagli da mettere intorno, quindi volevo mettere le cose rappresentative di Gioele. Una volta finito di disegnare, ho cominciato a colorare partendo dal tronco. L'ho fatto marrone, ovviamente. Marrone molto scuro, con delle striature che vanno a ricordare un po' la corteccia. E secondo me ce la posso fare. Sì, ma quanto sto a colorarti il collo, scusa. Perché? Cosa mi hai fatto nel collo? Niente. Guarda cosa gli ho messo in testa, Ricky.
Hai capito cos'è? Assieme alla palestra c'è una cosa che Joelle sa fare veramente, veramente bene e sono le uova. Io glielo dico sempre, non so perché, ma è un fenomeno a cucinare le uova, soprattutto all'occhio di bue. E quindi gliel'ho messa una in testa. Una proprio come cappellino, cioè questo ovetto, che non cola, sebbene voi penserete, l'uovo cola. No, perché lui li fa talmente bene che sono cotti al punto giusto, quindi non colano, ma quando li apri esce tutta la cremina. Buoni. Poi magari ci faccio due sbreghi in mezzo, boom, arte. Sì, esatto. Ho fatto l'opera d'arte. Io sono convinto che se mi impegnassi davvero potrei diventare un artista di fama mondiale. Stai tranquillo. Dov'è il mio pennello? No. Eccolo qua. Ma perché la gente studia arte se tanto puoi fare quello che vuoi? Ma perché alla fine delle regole in mezzo ci sono sempre, cioè non è che puoi fare tutto quello che tipo vuoi. Tipo la fotografia. Esatto, cioè devi sapere le basi per poi saperti esprimere al meglio. Boh, studiare fotografia secondo me è inutile. No, non è vero. Ma che ne sai? Allora, facciamo proprio i bro che non sanno quello di cui parlano. Sì, sì, sì. No, ma quello sto facendo, ovviamente non le penso queste cose. Ah no? No, sto dando voce al popolo. Quindi è tutta una menzogna. A che popolo stai dando voce? Al popolo che c'è dentro la mia testa. Posso dirti che questo disegno sta venendo molto meglio di quanto mi aspettassi? Fa schifo sto disegno. Sì, anche a me, ho sbagliato tutto. Era bellissimo mentre lo facevo, ma è diventato una merda. Questo poi ce l'appendiamo, eh. Tu ti appendi il tuo, sì, io il mio. Appenditi a sto cazzo. Wow! L'ha detto! Non è vero. Anche sto sbavando tantissimo. Però... sbavami tutto, fra. Ma vaffanculo. Vaffanculo. Fa un bagno. Gli occhi di Thomas. Quanto sono belli gli occhi di Thomas al sole. Al sole prendono un colore tipo ambra, resina, così un po' arancione. E quindi io ho preso l'arancione per fargli gli occhi. No, troppo. Zitto, non ridere. E non far guardare, non far vedere sta roba. Prometto che non prenderò più in giro mia sorella perché fa l'artistico. Ma perché da quando l'ho detto ho cominciato a colare? Forse perché ci siamo andati più dentro con l'acqua. Quando vai troppo dentro. Ma la smetti, ma sei arrapato, cos'è? C'hai 16 anni, sei me? Stare vicino a te, sai. Esatto, se non è il mio testosterone che ti arrapa. Ok. Che cazzo è successo agli occhi, ho notato adesso? Ah, tipo la congiuntivite, fortissima. Sì, non ha una pupilla, non ha una palpebra, non ha niente. Ma neanche tu non hai la pupilla e la palpebra. Notavo che c'era qualcosa che non andava negli occhi e quindi ho deciso di aggiungerci anche delle palpebre e una pupilla. E lì, secondo me, ho fatto la mossa giusta. Oh! Non ha senso! Bastava la pupilla, vedi? Fammela spara, devo cambiare braccio. Come faccio? No, non riesco. Prossimo video lo disegniamo con la sinistra. Che è il mio buon proposito. Disegnare con la sinistra o fare il prossimo video? Usare la sinistra in generale. E fare? Tutte le cose che faccio per adesso. Tipo, dimmene una. Lavarmi i denti. Dimmene un'altra. Mangiare. Un'altra. Bere. Ancora. Scrivere con la mano. Un'altra. Tenere per mano la mia ragazza. Chi è? I capelli sono stati molto difficili da disegnare. Volevo dare un tocco di riccio. Volevo far sembrare che si potessero quasi toccare, infilare cose dentro. Come avete visto, c'ha questa tecnica pazzesca. Però purtroppo con l'acquarello non sono riuscito a dare questo effetto. Avrei dovuto fare un po' più di profondità, un po' più di cose, scuro, chiaro, eccetera. E quindi sono venuto in una massa verde di foglie. Hai capito sta cosa? Non vuol dire niente, gli occhi sono spazzati. Sì, no, è verissimo. Dirò un cazzo. Della mia ragazza adoro gli occhi. Chi è la tua ragazza? Non ce l'hai ragazza? Chi è? Chi è? Chi è la tua ragazza? Non ce l'hai, vedi, se no avresti risposto. Ma magari voglio tenerlo privato. Allora dimmi che vuoi tenerlo privato, cazzo. Ma dico quello che voglio io. No, dici quello che ti chiedo. Cosa posso aggiungere a questo quadro per renderlo più... impossibile. Eh? Più bello. È impossibile. Una mia foto. Adesso farò una mixed art. Il quadro è un po' vuoto, quindi ho deciso di aggiungere dei dettagli attorno a Joelle per riempire un po' quello spazio bianco che rimaneva e non sapevo cosa metterci. E ho deciso di riempire quegli spazi con le cose che piacciono di più a Joelle. E queste cose sono cose da mangiare, perché a Joelle piace un sacco mangiare. E ho deciso di mettere attorno a lui i quattro cibi che secondo me gli piacciono di più. Ora non so se sono veramente quelli, ma sono quelli che io darei a Joelle se... potessi scegliere cosa dar da mangiare a Joelle. Questo lo disegno a mano libera, perché ho avuto questa idea alla fine e lo aggiungo proprio. E adesso scusa come l'hai fatto. Se gliele faccio rosa sono razzista, se gliele faccio rosse sono razzista. Come gliele faccio?
marroni. Spero di non essere cancellato e essere erroneamente preso per razzista, ma non penso che succederà perché voi siete buoni, vero? Gli ho fatto le labbra un po' grosse, un po' più grosse di quelle che ha lui. Perché ha delle belle labbra Thomas, glielo devo dire. Cioè, diamo a Cesare quel che è di Thomas. Però, sono qua le ho fatte un po' più grosse. Allora, se le labbra verranno troppo grandi, è perché tremo. Quindi non c'è nessun fondo di... Quando sei insieme battuta. A me, quando siamo insieme a me. Qual è il più grande? Quella sotto. Quella sotto. Sai che, ecco, questa è una cosa che mi attira un sacco delle ragazze. Il labbro sotto leggermente sporgente, hai presente? Normalmente una persona ha il labbro sotto e sopra abbastanza simili. Mentre ci sono alcune persone, anch'io, che ho il labbro sotto un po' più in fuori. Ok. A me questa cosa attira molto. Cioè tipo che quella cosetta. Che lo mordi. Ma no, ma da vedere. Ah, da vedere, ok. No, ma ero serio. Il primo cibo è il gelato. Perché Gioele, anche se non lo dice, mangia un sacco di gelati. Anche quando veniva a casa mia a trovarmi prima, quando non vivevamo assieme, la prima cosa che faceva era rubarmi i gelati che avevo nel congelatore. Gelato. Al cioccolato. Perché a Gioele piace tanto il cioccolato. Forse la chiave qui è non usare troppo colore. Cioè, spesso chi troppo vuole nulla stringe. E con gli acquerelli... Se esageri, lo si nota subito. A me piace esagerare. Lo so che ti piace strafare, marmocchietto che non sei altro. Thomas ha delle orecchie veramente piccole. E quindi gliele ho disegnate piccole con una G dentro. Perché sono un po' egocentrico. È un po' la mia firma. Potevo non firmare. Vabbè. Seconda cosa, un biscotto. Seconda cosa che Gioele mi ruba in continuazione, questi biscotti di pasta frolla con delle gocce di cioccolato che io ho trovato in un supermercato qui a Milano e che sono buonissimi a quanto pare, Gioele non riesce a non rubarmeli, non riesce a smettere di mangiarli quando inizia, ed è un'altra di quelle cose che quando veniva a trovarmi a casa mia, nella mia vecchia casa, quando noi vivevamo assieme, mi finiva. Io lo invitavo a casa e mi svegliamo la mattina che non c'erano più i biscotti perché li aveva mangiati tutti. A me piace mordere il labbro. Quali labbra? Quella della mia ragazza. Non le mie. No, io sono molto creativo. Sto scoprendo. Molto cretino, sì. Mi avete distrutto. Ho detto una cosa di cui sono contento. Uno mi ha detto l'altro cretino. Terza cosa, il sushi. Il nigiri. Quanto piace a Gioele il sushi? Gli fa impazzire. Il giorno che ho conosciuto Gioele siamo andati al sushi in gruppo. Eravamo una ventina di persone e io mi ricordo che lui ha mangiato veramente tanto. Cioè eravamo andati all'All You Can Eat e si era creata una situazione nella quale tutti guardavano Gioele mangiare sushi perché ne mangiava tantissimo, perché avevamo ordinato un sacco di cose da mangiare. E praticamente lui ha mangiato tutte le cose avanzate della gente che non aveva più fame. Ha mangiato veramente tanto, cioè non riuscivamo a credere ai nostri occhi. Che bello! Bello, eh? Ma la figa? Ho deciso di fargli dei dettagli sul tronco, gli ho messo qualche fogliolina, una formichina e una coccinella. Secondo me la coccinella è la mia preferita. E infine, la patata. Perché cosa piace mangiare a Gioele se non la patata? E ci siamo capiti. Quanto ti manca? Poco, sto aggiungendo due dettagli. Colorerò tutta la pelle di un colore strano allora. No, non lo rovino così, Ricky dice. Però magari grigietto. Alla fine ho deciso di usare il grigio per colorare la pelle di Gioele e in questo modo sembra ancora di più una statua greca mastodontica con questi muscoli, proprio da statua greca, anche se vi do questo dato, le statue antiche una volta in realtà erano colorate. Noi adesso le vediamo tutte bianche con il marmo e basta, ma in realtà loro nascono colorate, solo che poi con l'usura del tempo, gli anni che passano, il colore è andato giù. E quindi poi il movimento neoclassico, non quello classico, riprende le statue antiche, le statue classiche, le fa in marmo non colorato, erroneamente quasi. Perché in realtà erano colorate, solo che a loro non sembravano... Vabbè, questa... mi piace parlare di cose che non so. Ah, adesso ci ho dato un'interpretazione del tuo essere grigio. Vedi? Vedi che alla fine l'arte è negli occhi di chi la vede. Cioè tu puoi anche disegnare, e poi alla fine... un significato lo si trova. E questo è un bellissimo insegnamento, perché il significato e la bellezza sta negli occhi di chi guarda. Io personalmente prima non sapevo che avrei dipinto Gioele di questo colore, ma adesso che l'ho dipinto di questo colore posso finalmente dare un significato a questo colore che normalmente non va nella pelle di una persona. Cioè, non è il primo colore che ti viene in mente per dipingere la carnagione di una persona. Va bene, abbiamo capito. E io invece l'ho dipinto perché questa sarà un colore che rimanderà al messaggio che io volevo trasmettere, in realtà guarda un po' fin dall'inizio. Quanto sgrilletti quel pennellino, Quanto così. Sgrilletti, tra... sgrilletti. Al posto di sgrilletti quel pennello cosa avresti voluto dire? Scuoti. Ah, scuoti, è vero, è vero.
Che stanco, è difficilissimo dipingere, non ho più voglia, metto la firma. Basta. Hai un sacco di fame. Metto la firma. Pensa che il sole ci dà la vita. Un autografo qua, eh? Il sole ci dà la vita? Sì. Che senso? Ci dà la vita il sole. Cioè ci dà l'energia, tutto quello. È tipo è tipo l'arancia. In realtà il sole è Dio. È tipo l'arancia. La famosa arancia nel deserto che ti permette di scappare perché rompi l'arancia, dall'arancia esce la vitamina, togli la vita, tieni la mina fa un trambusto, togli il busto, prendi il tram e vai via. Sì, sì, me lo ricordo. Non... Io ho finito. Anch'io. Vogliamo fare il nostro reveal? Sì. Oh mio Dio, aspetta, mi devo preparare. Ti devi preparare? Boh, chissà, vediamo cosa mi... Vediamo come mi hai... Vediamo come sono dentro la tua testa. Tu sei così dentro la mia testa. Ok. Dentro la mia testa è il mio podcast, su tutte le piattaforme. Andatelo ad ascoltare. 3, 2, 1. Quindi questo è il risultato. Gioele, l'ovetto in testa, il biscotto, il gelato, il nigiri e la patata. Ah, e gli occhi azzurri, blu glaciale, questo sorriso smagliante, perché comunque... Cioè, Gioele, bel sorriso, begli occhi, bel manzo, Dai. E questo è il risultato finale. Ci ho aggiunto anche un sole, perché lui è molto solare, positivo, e dà la vita. Questa è la mia firma. Come vedete le labbra sono un po' grosse perché ho schiacciato troppo il pennello e è andato grosso. Ah, ovviamente gli orecchini, lui ha sempre gli orecchini, è un suo tratto distintivo, un marchio di fabbrica. E io ho fatto quello che si mette qua, sbrilluccicoso, piccolino, e la croce che ha sempre. 3, 2, 1. No, vabbè, bellissimo! Oh mio Dio, ma quanti bei dettagli! Ma perché sono un albero? Sono la pianta che c'è giù? È stata quella la mia fonte di ispirazione. È per quello che c'avevo i capelli verdi, perché sì. È la pianta giù. Sì! Cioè, perché inizialmente, cioè, non potevo farti tutto marrone, capito? No. Quante sfumature di marrone riesco a fare con un marrone? Bastante. E quindi ti ho fatto un po' piantina. Perché ho gli occhi così gialli? È un po' perché scazzato con gli occhi. Devo bere di più, devo idratarmi di più. Perché tu al sole hai questi occhi molto ambra, resina, arancioni. È vero. E quindi ho cercato di rappresentarlo così. Capelli verdi. Le orecchie piccoline con la G, perché sono egocentrico. Tanto piccole. La G di Gioele l'hai messo nelle mie orecchie? Sì. E questa cos'è? La croce? Il mio orecchino a croce? Il mio famoso orecchino a croce, così. Le labbra, mi è partito il pennello, si è spiaccicato troppo ed è diventato enorme. In realtà sembro proprio io un po'. Non è Thomas, è il concetto di Thomas. È il concetto di Thomas, come questo. Questo è bellissimo, cioè, allora, aspetta, questo mi manca. Patata? Patata. Ti piace mangiare la patata? Parlo di patata. Capito. Poi ci sono i biscotti, madonna che buoni biscotti. Quei biscotti, tra l'altro. Questo è il sushi, sì. E questo è messo 5 cibi che mangio. E l'uovo, sopra e l'uovo, testa. Certo, l'uovo in testa è bellissimo. Gli occhi giganti con questo sorriso, che bello. Grazie per essere arrivati fino a qui, secondo me questo sarà il video più bello che abbiamo fatto in assoluto. Fateci sapere se vi piacciono questi, se volete li mettiamo all'asta tra un po', perché adesso saranno come sopra, no, come decorazione per la casa, li metteremo in giro. Io metterò questo in camera mia, lui quello in camera sua. Mandate questo video a una persona che pensate possa divertirsi almeno metà di quanto ci siamo divertiti noi per fare questo video. Iscrivetevi, commentate, mettete mi piace, fate tutte queste cose che se ve le dico poi psicologicamente voi lo fate. Che poi sai che se dici iscriviti adesso perché ha aggiornato YouTube si illumina il tasto sotto. E sai che quando ti iscrivi e ci premi sopra fa un suono? Io non sapevo questa cosa. Ci vediamo la prossima domenica con un prossimo video di Capiamo Show. Ciao!